fever, too hot, yeah, you give me fever. When you kiss me, fever, when you hold me tight. Fever, with these kisses, fever, when you hold me tight. Ah, per arrivo a testa roscia, frenando vai. C'hai una faccia che non mi piace. Oh, ma che sta sul cazzo di zanzare? Ma se calle fa qua dentro? Ma che è una penitenza. Allora io ho finito, vo' via. Vai, vai, e io finisco la ricognizione. Ma che sta stanno a cucinare? Ma che è la cicoria? Ma sa che ne è cicoria? Però è buona sa sauna! I polmoni che stanno a litiga. Mamma mia, come sto? Mi sento come Cappuccetto Rosso, una favola! Mamma mia, come sto? Mi sento come Cappuccetto Rosso, una favola! Ma che abbiamo sta anfetamina, oh! Ma che ho? Mamma! Mamma mia! Farmacia, aeroporto, stazione, aeroporto. Pronto? Ciampino? Sì? Mette dal culo! Sì. Commendatore? Commendatore! Cavaliere, cavaliere, cavaliere! Ma non vede che sono intaffarato? E va bene, commendatore, ma c'è un signore che deve essere ricevuto come gli altri, no? Ancora un altro? Eh sì! Dove sta? Eccolo! Dove sta? Eccolo! Cosa vuole lei? Cosa vola? Dice cosa volete. Ah, ho letto l'iniezione sopra allo giornale e sono venuto per l'impiego. Quali sono le sue attitudini? Quali sono le sue attitudini? Ha perduto qualche cosa? No, vuole sapere cosa sapete fare. Ah, io so zappare, so fare il cugino e so mungere a Rosina. E la Rosina si lascia mungere solo da me. Rosina? E chi sarebbe questa Rosina? La vacca. Ah, ma adesso me ne sono andato dal paese e non ci torno più, no. I paesani mi hanno fatto un brutto scherzo. L'altro giorno sono andato come al solito dentro alla stalla per mungere a Rosina. Con mia mascalzona, sapete che mi hanno fatto? Al posto della vacca ci hanno messo il toro. Ma la sono accorto subito. Mi sono arrabbiato, ho preso il treno e non ci torno più. E lei adesso cosa vorrebbe? Io voglio cambiare mestiere. Cavaliere, pardon, scusi. Cavaliere ufficiale, che cosa gli possiamo far fare a costui? Commendatore ufficiale, ma lei non si rende conto? Costui è uno zotico. Già, è vero. Scusi, lei è zotico? Sì. Egregio cavaliere, ufficiale, ci sarebbe ancora libero quel posto di interprete presso il congresso del Ginevra? Interprete? Con questa lingua? Ah, ci vorrebbe qualche conoscenza linguistica. Lei che lingue conosce, scusi? Ah, la mia è quella di Rosina, che dopo che ha fatto la beveraggia, caccia una lingua così lunga. Poi si allecca, ma prima l'unasa e dopo il corno. Questo mi fa sentire... Che fa? Si sente male? No, si bea.
Commendatore chiarissimo, come vede, non è proprio cosa. Mi dica un po', buon uomo, lei sa contare? Per bacco, ho fatto le scuole alimentare. Ma allora siamo a cavallo, eh? Commendatore, mi scusi, c'è un ultimo aspirante, bisogna trovare un lavoro anche a questa persona. Ancora, non ce la faccio più, lo faccio accomodare. Prego, si accomodi. Cosa vola? Ha perduto qualche cosa? No, dice cosa vuole, cosa desidera, ma perché ho qui... Ah, ho letto la notizia sul giornale, sono venuto per l'impiego. L'impiego? Ah, bisogna vedere un po' cosa possiamo fare. Quali sono le sue attitudini? Ha perduto qualche cosa? Cosa sa fare lei? Ah, io so zappare. So fare il cugino e so mungere a Rusita. A Rusita? Chi è Rusita? La vacca. La vacca? Oddio. No, i paesani mi hanno fatto un brutto scherzo quando sono entrato in dalla stalla per mungere a Rusita. Quello del mascalzone, sapete che mi hanno fatto? E al posto della vacca ci hanno messo i toro. Ma io me ne sono accorto subito, o mi sono arrabbiato, ho preso il treno, non ci torno più. Cavaliere, costui è un villico, che gli potremmo far fare? È ancora libero quel posto di traduttore alle Nazioni Unite? Traduttore? Ma lei si rende conto, cavaliere? Certo, per fare questo lavoro bisognerebbe conoscere le lingue. Lei... quali lingue conosci? La mia è quella della Rusina, che dopo che caccia una lingua tanta fuori, se lava prima la bocca e poi il naso. Le corna. E le corna. Si sta beando. Vabbè, mo è arrivato un momento decisivo. Compagni! Bravo, porto buono. Già sapevi? Già sapevo. La moglie a fare una bella camera da mangio lì. Immagino fuori di chalet. Non mi parla di chalet, che con me l'uomo e mi ha voluto s'afferrare proprio fino alla luce e mi fumi nel cervello. Addirittura? Ma perché? Non sono venuto fuori di chalet. Pigliamo che mi ha detto a fare una bella camera da mangio lì perché è disprezzante. Si mangiando che stiamo capando! Ma fare tu quanto, non è che... Un po' di me conosce le ammancialine, parchi in scegli, in un grande suvo che tenga! Si riesce a fare! A coppa tenga la batteria! Tengo un gruppo elettronico! Per caricare i palli! Però! È comunque chi lo più prima ero! Perché? Mi scudo i farà picciolo! Ahia! Dopo un quarto d'ora mi chiamo sindi che i capri che le amiche, no? Addirittura! C'è tre cici! E posto tosti fa! Che coppa lì sono parmesione, che nessuno riesce a dormire! Se ti scusi, sindaco, ti accontento subito! Tum! Bravo! Ecco un mascettendo su! Chiami un sciallottino al mare, chiami un sciallottino al mare! Un sciallottino! O padrone del sciallè! Ma qua a Google, se... Ebbene, noi! Il direttore degli chalet. Bravo, è che la gente, ma non è così, un po' migliorando, sì. Ma tanta gente più giovane di 10 anni, ma perché non mi chiamano di... Un morano, posso provare? Si sceglie pure per quello, sì. Comunque, chiami un chalet in auto, compagni! Ammo meglio il chalet che tira, Certo, un chalet, volete una bella coppa? Buona. Compagni, io messo la coppa di campione. Ma io non ho capace la vecchia. No, è un intendimento, quello intendeva il secchiello. Così c'è. Ecco, mi visto terra lì, cavaletta a mano, così c'è. Comunque, ma certo, vabbè, allora possiamo fare una bella brioche con gelato. Buonissima. Ma qua buonissima, ma qua con gelato, a me voglio la fresca. Appena asciuto lo furrazzo con gelato. Certo, vabbè, allora vi porto la specialità della casa. Però, è quale? La mousse. Vi faccio una bella mousse così! Non faccio di mousse! Ma io mi metto una ragazza! Ma io mi faccio una mousse così! A mandare la consumazione! Con me! Oh! Dopo butto lo scoglio e marciolina! Partetto un bacca da bu! Da subito su una nana non lo do lei! Chi è? O chi ti chiede? Capra la voce! C'è tre cici!
Ma poi fanno che la luce è cominciata con un brutello. E dice, è tuo! Ma ti sfida qua per questo qua! È poco buffo. L'aspetto, cioè, nel senso... Vaga, sui capoli cappavugli. Vaga a San Martini, però. Ah, bravo. Più lontano possibile. Andiamo! Ma vengono dopo un momento di scenica. Compare! Ah, bro, sei arrivato subito. Io voglio fare una bella camera da Marcioli. Ah, il chalet. Non mi parlare il chalet, quando sento parlare il chalet. I pitbull si attaccano vicino e parlano la luce e mi bruciano il cervello. Perché l'ultima volta che getto un colpo il chalet, no? Io la moglie mi ha creato una gente con un colpo di sciale perché è disprezzante si immagina che sa per campà quando hai un colpo di sciale per chi c'è chi lo grande sub che tenga si riesce a fare la coppa tenga una batteria tenga un gruppo elettrogeno perché è disprezzante si immagina che sa per campà. Come arrivai coppo sciale perché c'avevo su scennetta alla din dopo anche 5 minuti che mai usito che capo di l'enami no ricetta ne cicci ma voi posso tu a sti fa che ho paura di salvarmi e si vorne qua e quindi la sette in dosu su tai e fa chiamai a chiullare lo sciale a andare chiamai lo sciale a tirare a andare chiamai lo sciale a tirare a andare compagni. Ammo meglio sciolata cattina! Gente chi vuole di una bella coppa, ha scritto con Mario, io volessi proprio la coppa dei campioni, ma io non avevo né capace da vinci. E allora volete una bella brioche congelata, ma qua congelata, a me me la fresca, appena asciutto il forno. Cioè, vabbè, allora vi do la specialità della casa. Bro, e qual è? La mousse. Vi faccio una bella mousse così. Ma che uovo mousse a cucinare? Ma le vedono poca manza. A mandare la consumazione. Qual è? Un coppo ultra scoglie marcelline. Partette un pacco. Boom! Come chiamano la cucina che fa? Ne, c'è, cioè, ne, cicci, ma quando hai capito che hai voluto che fare, hai cominciato col brutello, là, c'è, cioè, ti, uah, l'hai seduto fino a là, sto pac. E me poco può fare. Ma c'è sfugando, ricapito o no? Ciao, grazie.